Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromodernissimo, qua in questo nuovissimo episodio di Minecraft Agricolo. Nello scorso episodio abbiamo incantato il nostro equipaggiamento, cioè la spada e il piccone, molto 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 fighi. Adesso in questo episodio andremo a fare un po' di esplorazione. Scusate, esplorazione. Allora, posiamo i lapislazzuli. Cosa potrebbe servirci? Vabbè, questi in teoria ci dovrebbero bastare. Io, vabbè, piccone di scorta ce l'ho. Accetta, dovrei avercela. Magari un po' di ferro ce lo portiamo dietro per sicurezza. Una decina di pezzi. Sand non ci serve, quindi andiamo a posare. Sand, ok. Terra neanche. Cobblestone, abbiamo praticamente uno stack, ce lo ci dovrebbe bastare. Allora, posiamo il secchiello di lava. Torce ne abbiamo. Poso un attimo la gunpowder e prendiamo le bistecosse che dovrebbero essere qui, esatto, perfetto. E poi niente, ci dobbiamo fare, vabbè, legno mi devo portare dietro assolutamente. Ok, mi porto un attimo, ci facciamo anche una bella barca. Ok, perfetto. E direi che possiamo partire all'esplorazione, non penso di aver dimenticato nulla nel caso. È Minecraft, dai, ce lo prendiamo sul viaggio. Ah, aspettate, però vorrei portarmi per sicurezza, non si sa mai, dove che l'ho messo qua, la sella. E se ho delle mele, ce le ho? Sì, ok, perché nel caso beccassi un cavallo non sarebbe niente male poter andare a ripigliarlo e prenderlo, anzi portarlo qua in farm, nella nostra azienda. Sono abituato a farm in simulator. Nella nostra azienda agricola, nella nostra base. Ah, qua devo ancora fixare il mio approvvigionamento di sabbia. Ve l'avevo già raccontato in teoria com'è che era sta storia. Allora, qua c'è tanto mare, quindi penso che faremo che andare in acqua. Queste sono le nuove barche, sono molto più veloci e molto più maneggevoli. Allora, laggiù andiamo a vedere un attimo laggiù, perché di qua abbiamo già praticamente esplorato tutto, abbiamo visto che non c'è molto di interessante. Laggiù forse anche avevamo già esplorato, vediamo un attimo. Ah, là c'è della lava. Lol. No. Ok. Ah, con control andiamo più veloci. Figo. Ok, va bene. Ah, laggiù vedo qualcosa. Spero che non sia solo un'isoletta. Ah, forse lì è dove avevamo detto che facciamo l'oasi, il villaggio vacanze per contadini stanchi. Penso di sì. Penso che ci sia anche qua sotto il, come che si chiama, il monumento. Perché vedete questi tizi molto cattivi? No, non fatemi del male. Brutti cattivoni. I Prismarine, mi pare che si chiamino quei tizi lì. Allora, qua abbiamo, sì, tipo un atoll. Cioè un arcipelago molto molto carino. Qua potremmo fare tutte delle varie attività con le isolette collegate. Ok, quindi nada, mi devo ricordare solo da dove vengo, perché altrimenti so hazzi amari. E si sta facendo pure notte, non mi sono portato un letto dietro, ecco, questo ho dimenticato. Vabbè, così è molto più rar. Oddio, ho già trovato, non ci credo, il monumento è questo? Statemi lontani però. Via. Show. Da, che figata. Vabbè, ricordiamoci che era poi qua. Solo che non sono ancora abbastanza equipaggiato per combattere quei tizi. I guardiani. Molto cattivi. Guardate là che scena. Aspettate, perché lo chiamavano il. Li chiamavano i porci della notte. Na 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 na. Ok, teniamo col fov decente, normale. Ok, niente, è brutto navigare nel buio, ma mi sa che è l'unica. Però che pillole. Cioè, seriamente. Ah, forse là c'è qualcosa, ma mi sembra di nuovo un'isoletta brutta. Che cavolo di seed mi sono beccato? Cioè, è brutto così. Date, è solo un'altra isoletta. Laggiù non sbuca neanche la terra. No!
idea brutta, brutta, brutta. Ok. Via. Volevo premere control per andare più veloce, ma mi sono sbagliato. Qua porci che vivono selvaggi in mezzo al nulla. Ciao porci. Acacias mi sembra di vedere. Potrebbe essere qualcosa di interessante. Speriamo. Sì, sì, sì. Qua sembra esserci qualcosa di interessante. Spero non sia un'altra isola, magari qualcosa di un po' più grosso, tipo continente. Allora, qua nel caso abbiamo sabbia. Ricordiamoci, nel caso avessimo proprio strabisogno di sabbia, ce l'abbiamo qua. Possiamo venire a prenderne un po'. Ora, vediamo un attimo. Io un po' di acacia me la piglierei, anche i saplings, solo perché appunto sono varietà, poi possiamo ripiantarli a casa nostra tranquillamente. Ah, ci sono anche delle pecorelle, ma noi abbiamo l'allevamento, quindi no problem. Allora, ci portiamo magari un po' più vicino alla costa di qua. Shift. Ok. Ricordiamoci che qua la nostra barchetta. Io adesso metterei, tacco, una bella torcia qua. Ciao. Ma quanti... Mamma mia, ragazzi! Ma quanti diavolo sono? No, non dentro la mia barca, quella è mia. Ehi, non hai capito? È mia la barca. Mamma mia, ragazzi, ma quanti sono? Guardate, ce ne sono ancora! Ah, Dizzy Sparta. Boh, morto. Beh. Pure. Meno male che c'è il knockback. E che ti attaccano alle spalle, eh? Dovrei aspettare il giorno, forse. Sono tentato di mettere al giorno con i command block, ma poi alla fine ce non è più su una sfida. E allora a sto punto sapete che facciamo? Facciamo così. Ci pigliamo velocemente un po' di legno, speriamo che cadano un po' di saplings. E poi ci defiliamo, penso. Vediamo. Ok. Su, su, fate cadere un po' di saplings, un po' di alberelli. Ok. Dai, 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 stiamo resistendo bene. Resistendo un par di palle. LOL. Ok. Sa, è sceso qualche alberiello. Uno. Dai, almeno 3-4. Tra tutti e due. Ecco, infatti. Secondo me ce l'hanno con me perché hanno scoperto che dall'altra parte del mondo ho fatto una cosa per... Oh, guardate là. Dopo andiamo che là. Ho fatto una cosa per ammazzare tutti i loro fratelli in massa. Cioè, tipo, mi vedono come Hitler, più o meno. Più o meno, guardate che quella è la situazione. Comunque, adesso illuminiamo un po'. Ce lo giriamo alla veloce. Cos'è la lava? Però è figo anche questo ambiente qua, eh. Cavolo, devo mangiare. Perché c'è delle hitbox strane? Ok. No, minchia, ho visto uno zombie a cavallo di un ragno. Io sapevo che esistessero gli scheletri a cavallo di ragni, ma... Zombie, no. Ok. Avanti. Perfetto. Vabbè, una colonia di tacchi. Sì, lì c'è della lava. Non mi sembra ci sia molto, molto di interessante in questo bioma. Cioè, gli alberi e basta. La roba l'ho presa.
Farei che tornare a casa. Cioè, non a casa, alla barca, così esploriamo un po' qualcos'altro. We are living a yellow. Mamma mia. Ecco, devo farmi dei... così con Feather Falling. Dei scarponcini con Feather Falling, così prendo molto meno danno quando succedono queste cose. Bello che l'ho vista, l'ho vista qualche secondo prima. Ho detto, non devo finirci dentro. E poi... quanti cavolo di creeper ci sono? We are living yellow, sa. È anche vero che con tutta quest'acqua attorno è normale che gli spawn aumentino concentrati. Cioè, gli spawn siano concentrati. This is Sparta! E io mi defilo. Ciao. Allora, abbiamo detto che avevamo visto della sabbia, mi pare, di là. Quindi adesso andiamo di là. Sapete cosa sarebbe carino? Se quando tengo la torcia in mano facesse anche luce. Anche se la tengo solo in mano, perché... cioè, non è che la accendi solo quando la metti a terra. Allora. E di là, sì. Andiamo a vedere un pochino cosa c'è di carino. Anche se per ora non ho trovato nulla di così eclatante. Vabbè, è un deserto quello. Spero magari troviamo una piramide. Non sarebbe male. Vediamo. Ma dubito. Qua piove, ma tanto adesso entriamo nel deserto, così non piove più. In teoria. Cioè, come minimo devi poi darmi una piramide, perché io mi sto facendo tutto sto culetto ad esplorare, ma... allora, qua di sicuro non la troviamo la piramide. Se la troviamo, la troviamo di là. Mi sembra che sia un posto. Bene, sta arrivando anche il giorno, così poi, a parte i creeper, gli altri mostri, non dobbiamo più temerli. Ok, allora, facciamo che scendere. Mettiamo magari una torcia qua per ricordarci. Ammazza quanti Enderman. Ecco, picchiatevi tra di voi. Tu vai in acqua. Tu vai. Vai via subito. Cosa sta succedendo? Troppo casino. Andiamo ad esplorare per i cavoli nostri, va. Ok, qua non se ne vedono di templi della giungla, però potrei andare... ci sono le lepri del deserto, che driftano. Ho visto un creeper con la coda dell'occhio, ma mi allontano, è meglio. Ok. Ora ci mettiamo qua e... bah! No, aspettate, viene meglio così. Ok, basta. Ho sempre voluto farlo. Ok. Allora. Ah, là c'è un villaggio. Potremmo andare là. Là c'è una savana. Non male. Ma io di templi non ne vedo. Ok. Aspettate che apro un attimo qua. Giusto per farlo vedere agli amici. Ah, però devo... scusate, devo fare una cosa. Ok, faccio un attimo vedere questo in video, così se c'è qualcuno di voi che vuole venire qui e ha il mio seed che trovate in descrizione, sapete dove andare a prendere. Ok, sapete dove andare a prendere la sabbia o cose del genere. Ora direi che possiamo scendere e andare di là. Mi ricordo poi che la mia barca è di là. No, mi conviene prenderla. O forse no, meglio lasciarla, così so dove è la via del ritorno. E là, ok, va bene. Ormai tanto è giorno. A parte i creeper non dovremmo più preoccuparci di nada. E invece sia dei ragni che dei creeper dobbiamo preoccuparci. Strano. Questi qua sono i nuovi zombie. Ecco, ti danno fame. E spawnano di giorno.
Che palle. È una brutta idea però correre in effetti con la fame. Ok, così. Dobbiamo farci anche un buon arco, ragazzi, è l'unica, perché così almeno riusciamo a tenerceli lontani questi tizi. Perché adesso anche di giorno ci sono le... ci sono problematiche. Allora, andiamo verso l'oasi. E poi chiudiamo l'episodio, penso. A meno che non troviamo anche una piramide, ma dubito. Qua abbiamo acqua, piove solo qui. Perché è il bioma river, penso. Ok. Perfetto. E avanti così. Avanti popolo, dicevano. Perfetto. Ok. Allora, vediamo se c'è, speriamo ci sia qualcosa di interessante, ma per interessante intendo magari la casa del fabbro, che è l'unica dove ci possiamo avere magari qualche... Ciao tizi, tu cosa mi dai? Pelle, pelle, beh, mi faresti comodo al mio villaggio, sai, uno come te, farebbe molto comodo. Qui abbiamo nada... Non mi sembra di vedere la casa del fabbro, eh? Ad occhio. Mi pare che ci ha detto culo nel nostro villaggio, che forse lì avevamo beccato, ma qua... Ah sì, invece c'è. Guardala qua. Speriamo ci sia qualcosa di carino. Più o meno. Avrei da ridire, però non ci lamentiamo. Per esempio, la chest plate io l'avevo finita. E l'elmetto... Beh, l'elmetto possiamo... Beh. Mettercelo, quello nuovo. Non è così male. Ora, vabbè, nelle fornaci non mi pare che ci sia mai niente, no? Infatti. Quindi direi di controllare solo più se dentro la torre non c'è. Perché a volte dentro la torre c'è qualcosa. Non ho ancora capito il perché. Mi dispiace andare così con si fatta audace, ma... No, qua no. Qua immagino neanche, infatti. Ci sei tu che... Sei quello della carne di zombie. Oh, ma tutti sti dislivelli. Ma non vi ammazzate voi. Mangiamo un po' perché non vorrei mai beccare qualche cattivone. E direi che magari ce ne andiamo, perché altrimenti poi qua spawnano zombie e ci ammazzano tutti i villaggeri. Quella casa è molto grossa, un po' deforme. Cosa sono due messi insieme? Cosa... Generato davvero male sto... villaggio. Ah, ma di là che si entra. Cioè, vabbè, cosa dovrebbe essere? Va bene. E voi cos'è che pelle? No, scusa. Oh, io voglio solo levare là. Ecco, bravo. Va bene, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Noi magari continueremo ancora nel prossimo a esplorare. E niente, se questo episodio un pochino all'avventura vi è piaciuto, lasciate un bel like per farmelo sapere. Noi ci vediamo nel prossimo e domani con un nuovo video sui social network, come al solito. Da Gromoderni è tutto, ciao a tutti ragazzi.